Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio ragionerò rapidamente di un breve tutorial per dummies su cosa scrivere e come scrivere post in un blog della famiglia Blogger. Ciao. Allora, io darò per scontato in questo episodio che chi ascolta ha già un blog sulla famiglia Blogger, che ha già praticamente un nome di dominio di secondo livello che sia abbastanza mnemonico, ossia quella roba che sta alla sinistra del suffisso blogspot.it, sia ragionevolmente facile da ricordare ed anche corto da scrivere. Do per scontato che abbiate ben settato bene il vostro blog. Campi di iscrizione e header del blog devono contenere del testo e non delle immagini, in modo da descrivere in modo chiaro, breve e conciso di che cosa andate a parlare nel vostro blog. Poi potreste anche aver aggiunto un dominio di primo livello alla gestione del blog, ma questo non è strettamente necessario. In alternativa potreste anche aver preso un free redirect che si trovano gratis su Freenom, e in modo da risparmiare qualche liretta e avere più o meno lo stesso servizio di un dominio sfruttando però un redirect. Se non sapete niente di quello che vi ho detto, siete messi davvero molto molto male. Di che cosa parlare nel vostro blog? Gli argomenti che vi appassionano, oppure sugli argomenti su cui siete molto ben ferrati. Per valutare quanto gli argomenti che vi appassionano oppure su cui pensate di essere ferrati, per valutare se quello che volete scrivere è presente in una nicchia oppure è un meme, andate su Google Trend, su Answer the Public. Selezionate il dominio di ricerca in italiano su database italiani e provate alcune stringhe di ricerca per valutare quanto traffico ed interesse c'è sull'argomento di cui voi vorreste andare a parlare. Se il traffico e l'albero delle domande è alto e articolato, il vostro argomento è in trend oppure è un meme. Se invece c'è molto probabilmente poco traffico, il vostro argomento è di nicchia. Tralascio il caso in cui il vostro argomento sia in topic e quindi un forte trend, ma non uscite nella SERP di Google perché avete sbagliato qualcosa nei settaggi del blog, oppure non usate né categorie né tag e scrivete un post come dei cani, e quindi la seconda parte di questo filmato fa proprio il caso vostro. Se invece appunto l'argomento cui voi volete andare a parlare è di nicchia, allora io vi consiglio di andare a sbirciare che cosa fa e di che cosa parla la concorrenza degli altri blog che trovate nella SERP di Google. Valutateli se a vostro giudizio fanno o non fanno un buon lavoro e se pensate che ci sia spazio per voi e per dire altro di quello cui voi vorrete andare a parlare. In questo caso avete già trovato la vostra linea editoriale. Già, la linea editoriale. Prendete uno spreadsheet e calendarizzateci i post da pubblicare con una regolare cadenza. Una volta alla settimana, due volte alla settimana, un giorno sì, un giorno no, non importa la cadenza. Basta che poi voi la rispettiate. Lo spreadsheet vi aiuterà a tenere traccia degli argomenti trattati con date, categorie e tag. Tag e categorie sono etichette che qualificano il post. Chiaramente li mettete voi perché sul blog di Blogger non c'è assolutamente niente. Il mio consiglio è di non usare tag ma di usare le categorie. Questo aiuta ad archiviare i post sui bot di Google. Per esempio, i tag sono nomi o generi o specificazioni o attributi di un post. Sono delle proprietà che sono sempre contenute in almeno una categoria. Una categoria è un macro insieme che contiene tantissimi tag. Ad esempio,
deserto del Sahara, deserto del Kalahari, deserto dell'Arizona, deserto del Nevada, deserto del Cile, deserto dell'Australia, questi sono tutti tag. Tuttavia, tutti questi tag possono essere semplicemente ricondotti alla categoria desertificazione o deserti e quindi in questo caso otterrete molti meno categorie, raggruppando però tantissimi post di vario genere sotto un'unica etichetta. Titolo e formattazione del testo. Scegliete un titolo corto oppure un titolo identico ad un nome di un contributo multimediale presente in YouTube. Formattate il testo con font Verdana, dimensione media, formattazione libera, periodi corti e ben spaziati. Usate i subtitoli per nominare eventuali paragrafi. Intervallate la bloggata con immagini o con contenuti multimediali che inchiodino il lettore. Non importa quanto sia lunga una bloggata, l'importante è che quello che andate a scrivere non sia superficiale e non sia identico a quanto già quello che stanno scrivendo i vostri competitor. Ma oltre a scrivere qualche cosa di pertinente, dovete dimostrare di sapere il fatto vostro, dovete dimostrare di essere preparati, oppure di avere un solito punto di vista innovativo con cui permettete di sbaragliare i concorrenti andando a rielaborare gli stessi argomenti. Quello che è certo è che se sarete superficiali non calamiterete traffico, perché la concorrenza in internet è molto alta. Se trattate topic mondani, questi possono essere dei meme, portare tanto traffico, ma poi dovreste spendere molto tempo a restare sull'onda mondaiola, perché in genere dopo 2 o 3 giorni delle notizie mondane poi non frega più niente a nessuno. Per questo vi servono dei post che siano evergreen, cioè dei post che non abbiano una scadenza come uno yogurt, ma che siano in topic e che vi permettano di affrontare in modo solido e fondamentale l'argomento di cui voi volete andare a trattare. Manteneteli questi post, eventualmente aggiornateli, sono i pilastri praticamente del vostro blog sul topic sul quale voi volete andare a discutere. Ovviamente possono esserci dei contenuti che possono essere qualitativamente migliori o peggiori rispetto ai vostri competitor. Questo dipende da quanto impegno ci mettete e da quanta informazione avete o volete reperire. Se non fate traffico, non prendetela, pigliatela tutto come un gioco. Non sempre si vince nella vita. L'importante non è la meta, ma è il viaggio. Cioè, il viaggio dei vostri visitatori sul blog. È essenziale che ci sia la nuvola di parole. Se usate tag, questa sarà molto densa. Se usate categorie, questa sarà molto più piccola e sarà più facile all'utente navigare trasversalmente il blog. Cosa mettere poi nel blog? Oltre alla nuvola delle categorie tag, è indispensabile il form di ricerca interna. Un'immagine che rinvia ad una pagina del blog in cui formalizzate il vostro disclaimer, questo è importante. E poi ovviamente inserite le opzioni dell'archivio cronologico per una navigazione manuale. Cos'altro potete aggiungere, diciamo, a questi elementi essenziali di struttura del blog? Un blog trailer per il vostro blog, che magari lo parcheggiate in YouTube. Dei link a dei siti amici, fondo di blog amici, links a risorse in internet o a playlist di YouTube vostre o di altri che però avete trovato interessanti. Potreste aggiungere degli RSS feed di vostri altri blog oppure di blog amici. Tenete presente che la gente di solito legge poco. In Italia poi la gente, gli italiani leggono ancora meno della media di tutte le altre persone, diciamo, degli altri paesi, specie dei popoli anglosassoni.
In genere un utente una pagina web non la legge, la scorre. Se volete far leggere i vostri visitatori, dovete dar loro una ragione. Argomenti interessanti, oppure ad esempio delle traduzioni in italiano, di conferenze in inglese o francese, per accalappiare quel pubblico italiano che non sa le lingue e quindi non può fruire praticamente la conferenza in inglese o francese perché non ha le capacità linguistiche. Tenete presente poi che nell'arco della giornata ci sono tante cose da fare: mangiare, bere, dormire, lavarsi, lavorare, spostarsi, guidare e quant'altro. Vedete poi ci sono tantissimi altri svaghi. Il vostro blog, pur essendo tematico e anche qualora fosse string leader, cioè dentro la prima pagina, anche perché oltre la prima pagina è un po' inutile esserci nella SERP di Google, che praticamente dopo la terza pagina nessuno ci naviga più. In ogni caso, anche se sareste messi bene dentro la prima pagina della SERP di Google, sarete comunque in concorrenza con una marea di altri siti presenti in rete. Quindi di conseguenza la vostra audience sarà comunque una nicchia tematica e quindi è su quella che voi dovete andare a battere e presidiare. Inoltre, proprio per il fatto che in internet ci sono tantissimi altri siti e servizi che entrano in concorrenza con il vostro sito tematico, oppure anche altri servizi eterogenei che entrano in concorrenza con il vostro website, considerate l'idea di aggiungere al vostro blog un servizio di podcasting che potrebbe arricchire praticamente i vostri contenuti sia per utenti che già seguono il vostro blog e che potrebbero allargare il consumo dei vostri materiali, sia per accalappiare utenti che invece non leggono ma ronzano dentro YouTube e che finiscono per inciampare sui vostri contenuti di podcast e che vi potrebbero iniziare a seguire giungendo sul vostro blog dal podcast. Un saluto, ciao!